Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Come stiamo oggi? Siamo pronti per entrare? Siamo già entrati, spero, nella casa di Dio. Siamo pronti per lodarlo, ringraziarlo, innalzarlo, glorificarlo? Sì? No? Non siamo pronti ancora? Forse il caffè ancora deve avere l'effetto. Forse dobbiamo andare alla sorgente della vita per svegliarci e aprire le menti un pochettino? Sì, forse? Va bene, facciamo così. Invito ad Antonio di venire a leggere e riproviamo di vedere se siamo pronti dopo di quello. Quindi chiederei di alzarvi in piedi e leggeremo dal Salmo 40. Ho pazientemente aspettato il Signore, ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso. Ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuro i miei passi. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico, a lode del nostro Dio. Molti vedranno questo, e temeranno, e confideranno nel Signore. Beato l'uomo che ripone nel Signore la sua fiducia, e non si rivolge ai superbi né a chi segue la menzogna. O Signore, Dio mio, hai moltiplicato i tuoi prodigi e i tuoi disegni in nostro favore. Nessuno è simile a te. Vorrei raccontarli e proclamarli, ma sono troppi per essere contati. Tu non gradisci né sacrificio né offerta, ma hai aperto gli orecchi. Tu non domandi né olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Sta scritto di me nel rotolo del libro. Dio mio, desidero fare la tua volontà. La tua legge è dentro il mio cuore. Ho proclamato la tua giustizia nella grande assemblea. Ecco, io non tengo chiuse le mie labbra, o Signore, tu lo sai. Non ho tenuto nascosta la tua giustizia nel mio cuore. Ho raccontato la tua fedeltà e la tua salvezza. Non ho celato la tua benevolenza né la tua verità alla grande assemblea. Tu, o Signore, non rifiutarmi la tua misericordia. La tua bontà e la tua verità mi custodiscano sempre, poiché mali innumerevoli mi circondano. I miei peccati mi pesano e non posso più guardarli. Non posso più, sono più numerosi dei capelli del mio capo e il mio cuore vien meno. Liberami, o Signore, affrettati in mio aiuto. Siano delusi e umiliati quelli che cercano l'anima mia per farla perire. Si ritirano coperti di vergogna quelli che si rallegrano delle mie sventure. Siano confusi per la loro infamia quelli che mi deridono. Gioiscano e si rallegrino in te quelli che ti cercano. Quelli che amano la tua salvezza dicono sempre: il Signore è grande. Io sono misero e povero, ma il Signore ha cura di me. Tu sei il mio aiuto e il mio liberatore. O Dio mio, non tardare. Gioiscano e si rallegrino in te quelli che ti cercano. Quelli che amano la tua salvezza dicono sempre: il Signore è grande. Quello è il nostro desiderio stamattina, di dire con le parole, con i canti, con le nostre preghiere, con il nostro ascolto, che il Signore è grande. Quindi entriamo già da adesso, come è scritto anche nei Salmi, nei suoi cortili con lode, e iniziamo stamattina a lodare il nostro Signore e Dio. Spero nel Signore, se spero nel Signore, se spero nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se spero nel Signore. Oh Dio, regni per sempre, tu sei il mio liberatore, eterno Dio e eterno sei, Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, in alto volerò con te.
sono forte, se spero nel Signore, se spero nel Signore, se spero nel Signore. Oh Dio, regni per sempre, tu sei il mio liberatore, eterno Dio, eterno amor, eterno sei Signore. Non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai. In alto volerò con te. Eterno, eterno Dio, eterno amor, eterno sei Signor. Non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai. In alto volerò con te. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se spero nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se spero nel Signore. Dalle cime, cime dei monti alle profondità, la terra dichiara la tua maestà. Tutte le stagioni rivelano te. Creato si prostra davanti al suo re, esclamando: indescrivibile, incontenibile, tutte le stelle hai creato nell'alto dei cieli, meraviglioso sei, indiscutibile, insuperabile. Noi ci inchiniamo al tuo trono ed insieme cantiamo, meraviglioso sei. Tracciato il percorso dei fulmini in cielo, ho creato paesaggi nevati per noi, che ha ideato ogni raggio lucente del sole, oltre a brezze notturne in cui riposa il Signore, indescrivibile, incontenibile, tutte le stelle hai creato nell'alto dei cieli, meraviglioso sei, indiscutibile, insuperabile. Noi ci inchiniamo al tuo trono ed insieme cantiamo, meraviglioso sei, indescrivibile, indescrivibile, insuperabile. Noi con le stelle hai creato nell'alto dei cieli, meraviglioso sei. Indiscutibile, insuperabile, noi ci inchiniamo al tuo trono ed insieme cantiamo,
meraviglioso sei. Meraviglioso sei. Meraviglioso sei. Sì, Signore, questo è il nostro desiderio stamattina, di innalzare il tuo meraviglioso nome, perché tu sei tutte queste cose, sei indescrivibile, insuperabile. Ogni cosa che tu hai fatto per noi non possiamo capirlo, non arriveremo mai a capire la grandezza del tuo amore, ma ti possiamo vedere, possiamo sperimentare questa grandezza, questa immensità. E Signore, stamattina continuiamo a lodare ed innalzare il tuo nome, perché tu sei il Dio del creato, tu sei il Dio che ci ha creati, che ci ha formati, e sappiamo che tu hai tutto nelle tue mani. Anche quando il mondo sembra intorno a noi di crollare, anche quando ci sono incertezze, cose che non capiamo, sappiamo che tu sei lì e hai tutto nella tua mano, perché tu sei il nostro Dio, il Dio del creato, della terra, del cielo e del mare. Dio del creato, di terra, cielo e mare, i cieli sono il tuo santuario, gloria a te, Signor, lassù. Sei più grande delle galassie, tu sei santo, santo, nell'universo è la tua maestà. Tu sei santo, santo, regni in terra e nel cielo, regni in terra e nel cielo. Presto al mattino, lodo te per lo splendore, e seppure sono al buio, nella notte chiamo te. Sei più grande delle galassie, tu sei santo. Santo, santo, nell'universo è la tua maestà. Tu sei santo, santo, regni in terra e nel cielo, regni in terra e nel cielo. Alleluia, a chi regna in terra e nel cielo. Alleluia, a chi regna in terra e nel cielo. Alleluia, a chi regna in terra e nel cielo. Sei più grande delle galassie, tu sei santo, santo, nell'universo è la tua maestà. Tu sei santo, santo, sei più grande delle galassie, tu sei santo, santo.
l'universo e la tua maestà. Tu sei santo, santo, regni in terra e nel cielo. Regni in terra e nel cielo. Lui regna in terra e nel cielo. La domanda importante stamattina: sta regnando anche nei vostri cuori? Sta regnando nella vostra vita? Permea tutto quello che voi fate, di cui pensate? Possiamo accomodarci e voglio invitare a Mario di venire a portarci la parola dal Signore stamattina. Buongiorno, yes. Si sente? Benvenuti, Dio vi benedica, siete felici? Auguri, auguri, signora Paiotti, eh? Eh? Signora Paiotti, e dove è il signor Paiotti? Signori, i signori Paiotti, mamma mia che bello, io sono felice per voi, mamma mia, siete felici voi, ma siete felici per loro, mamma mia, stupendo, stupendo, non arrossire così, vai, non arrossire, vai, sono contento, Dio vi benedica grandemente, eh? E non scuoto la testa, eh? Non scuoto la testa. Va bene, va bene, il Signore è buono, eh? È una cosa bella. Dicevo così l'altro giorno, il matrimonio, dopo, mo, potresti non sei d'accordo, però dopo che uno afferra la grazia di Dio e la vita eterna, il matrimonio è secondo. Hai capito? È un passo più importante nella vita. Mo, chiaramente Dio ha le chiamate per ognuno, chi rimane scapolo, chi non si sposa, sai, così, però Dio sa ogni cosa, però quando si sposa dopo la salvezza c'è quello, capito? C'è quello come passo importante, capito? Perché è stupendo, e da ora in poi vedremo di nuovo il miracolo di due persone diventare una carne davanti ai nostri occhi, eh? Così è, così è, eh? Dio vi benedica. Scusa, non te volevo mettere in barattolo, capito? Eh? Allora, Ebrei capitolo 6, ok? Ebrei capitolo 6, allora, questo già ve l'ho detto, sono un po' di tempo che sto in Ebrei, già ve l'ho detto già un'altra volta, che Ebrei è abbastanza tosto come libro, però affrontiamolo con l'aiuto dello Spirito Santo, del nostro Signore, che ci dà grazia a comprendere e davvero afferrare il messaggio di Lui nei nostri confronti da questo libro. Okay? Prima di fare qui, volevo darvi un po' di storia. Conoscete la storia di Davide? Eh? La conoscete la storia di Davide, vero? Sì? Ve la racconto un po'? Inizia in prima Samuele, eh? Inizia in prima Samuele. Mi sono, come si dice, ho discusso in testa, se dividerlo questo, fare due insegnamenti,
o di tenerli insieme. Io ho deciso di farli insieme, spero che mi benedici come mi ha benedetto a me. Davide, vieni sulla scena della storia da parte del Signore, lo vediamo per la prima volta in Prima Samuele. Tu dici, mo, che c'entra questo? Poi vedrai che c'entra, ok? Vieni sulla scena in Prima Samuele, se non mi sbaglio, verso capitolo 16, ok? Che succede? Sono 400 anni di giudici, il libro dei giudici sono circa 400 anni, l'ultimo giudice è Samuele, che è per l'ultima, dopo Elì, che muore, diventa Samuele giudice, e dopo 40 anni del suo servizio, diciamo, di Samuele, o dopo il servizio di Samuele, di svariati anni, che succede? Il popolo chiede per un re, ok? Samuele si rattrista perché si sente molto addolorato lui per questo volere del popolo di volere il re, dice, almeno e succede, all'essere umano succede così, oh, non mi vogliono bene più, non mi vogliono, e invece Dio poi lo sveglia, lo dà uno sberlo, lo sveglia e dice, oh Samuele, non hanno rigettato a te, hanno rigettato me, hai capito? Perché non volendo te, hai capito? Non volendo l'ordine delle cose come sono, hanno rigettato me, non hanno rigettato te. E Dio che fa? La consentì la cosa e diventa Saul, diventa re. Saul diventa re. Okay? E già vediamo che già dall'inizio della sua presa di potere, le cose non vanno tanto bene, disubbidisce, non fa le cose come si deve, fa le cose a metà, e alla fine già Dio lo strappa via il regno, lo strappa via, quando potasse a metà del suo regno lo strappa via perché non aveva fatto quello che doveva fare, ha preso, non solo ha disobbedito, ha fatto anche le cose che non doveva fare a livello di ordine, perché lui non essendo sacerdote, hai capito, ha offerto l'olocausto, e Dio lo toglie il regno e dice, io mi sono scelto uno secondo il mio cuore che fa il mio volere, hai capito? E lì vediamo la scelta di Dio per Davide, che viene manifestata, che poi lo vediamo in capitolo 16 di Prima Samuele. Vediamo, Samuele va a casa di Jessai, Jessai. In italiano lo voglio sapere, il padre di Davide va a casa della padre del padre, come si dice, andò? Isai. Va bene, solo dice così, tu sei italiano, lo sai. Va a casa di Isai, ok, e dice Samuele, guarda, io sono venuto perché devi fare una cosa nella casa tua, chiama i tuoi figli perché dovete venire lì al sacrificio, ok, e passa il primogenito, passa il secondogenito, e Dio, lui si alza e Dio dice calma, passano tutti quanti tranne Davide che sta badando le pecore, non è che il piccolino bada le pecore, nel giorno d'oggi il piccolino porta fuori la mondizia, lui badava le pecore, ok, era nei campi, badava i pecore, e dice valla a chiamare perché non facciamo nulla, non facciamo nulla finché lui arriva. Arrivando a Davide, che fa? Lo unge davanti ai suoi fratelli, lo unge. E io spesso mi faccio la domanda, perché a questo punto qui Davide ha 17 anni, ok? 17 anni circa, boh, non sappiamo perché sono tre millenni che sono passati da quando Davide era, sono tre millenni, non è un soffio, ok? Sono tre millenni, è già 17 anni Davide, lo unge, ok? Allora, a me mi viene spontanea la domanda in te. Diventa re Davide a quel punto? Passa ancora la bellezza di 13 anni. Fa il fuggiasco. Serve il re attuale. Ok? Però è unto re. Che cosa succede a Davide dopo che è unto re? Va a pasciare i pecore. Di nuovo,
un re unto va a pascere le pecore. Ok? E in capitolo 17 di Prima Samuele vediamo che Davide pasce le pecore. C'è ancora guerra, c'è ancora guerra. Allora, adesso siamo circa 20 a passa anni nel regno di Saul. Non c'è stata pace. Ciò che voleva il popolo non ha portato nulla di buono per loro a livello di prosperità, a livello di chissà che. C'è stata guerra, c'è stata... Come si chiama quando chiamano le armi? Quando chiamano le armi? La coscrizione? Quando ti vai a scrivere le armi, come si chiama? L'arruolamento. C'è stato un continuo arruolamento, se lo vogliamo chiamare, che è più costretto all'epoca con il re, era costretto, il re ti vedeva e dice tu vieni a far parte di me, del mio esercito. C'è stato un continuo reclutamento di persone, andare all'arma, continue guerre per 20 a passa anni. Perché? Perché era così, il re era così, ce l'aveva già, accennato il profeta Samuele, questo faceva il re per voi. Vi prende le vostre terre, prende i vostri giovani, prende i vostri animali e li usa tutti per il bene suo. Ok? E qua ci troviamo, in capitolo 17, ci troviamo in una guerra. In una guerra. C'è il popolo di Israele da questa parte e il popolo degli Filistei da questa parte. E chi c'è? Lo conoscete questa storia, vero? Quell'uomo alto, come si chiama? L'uomo alto, Golia, non è quello che ti mangi per la gola, ok? Golia, alto, come dici, 6 cubiti, dici 6 cubiti? È una spanna, che sarebbero 6 cubiti e una spanna, sono 3 metri, 3 metri e passa, ok? Un bell'uomo, bell'uomo, piazzato, massiccio, lo descrive come descrive l'armatura, la scrittura, deve essere uno che poteva portare, perché i pesi della lancia, il peso della cosa, era tutto pesante per un uomo normale, ok? Tutto pesante. E viene questo qua, e ingiuria, insulta il popolo, dicendo le sue cose, dice voi siete questo, voi siete quell'altro, io vi sfido, vi do questo, vi do quell'altro. Allora, a questo punto qui noi vediamo... Scusa, ciao Fabri, bentornato, ciao Ila, molto visto, non arrossì così, mamma mia che bello vedervi, però che è successo? Lui insulta, lui fa, non per perdere il filo qui, allora lui insulta, lui fa, e che succede? Dio, vedi poi, Dio è buono. Noi mettiamo le cose su, noi mettiamo la mente, poniamo le nostre attenzioni sulle cose terrene, no? Però vedi, Dio ha tutt'altro. Lui vuole sempre che noi volgiamo le cose verso l'eternità, verso le cose eterne. Perché, come dice, una delle cose belle che dice Ecclesiasti, perché se leggi Ecclesiasti è deprimente, l'Ecclesiasti è deprimente, però ci sono delle belle goccine, dice, Dio ha posto nei nostri cuori l'eternità. È Dio che l'ha messo lì, questa no, sai, nel giorno moderno dice, ogni cuore ha quel vuoto che solo Dio può riempire, Secondo te da dove viene quello? Che se l'ha inventato qualcuno bravo? No, l'eternità che è nel nostro cuore, brama, come dice, profondità. E il salmista lo dice, tradotto in italiano lo dice, abisso chiama a abisso, che sembra negativo in italiano, però quella parola verrebbe meglio tradotto, profondità. La profondità chiama altra profondità. Hai capito? C'è proprio quella. Allora, l'eternità che è nel nostro cuore, brama, l'eternità che Dio è, la brama quella cosa. Allora, quella cosa lì c'è, allora vediamo che quello voleva Dio, invece il popolo che vuole? Il popolo vuole quelle che può toccare, quelle che può vedere, quelle che può mangiare, quelle che può constatare nella vita quotidiana. Quello vuole, e lo vediamo nel popolo di Israele, nella richiesta del re. Adesso sulla scena di nuovo entra Davide,
Entra Davide di nuovo, che è l'unto re capace le pecore. E che fa Davide, secondo te? Che fa Davide quando pasce le pecore? Prega. Buono. Però, secondo me, Davide nel suo cuore, perché poi quando lui va davanti a Saulo a fare quel colloquio con Saulo, e Saulo lui dice a lui, ma tu che cosa vuoi? Che non pesi neanche 60 kg, hai capito? 70 kg, che pesi? Che vuoi fare? Tu sei un bimbo, un ragazzo. E questo è un guerriere da quando è ragazzo. Che vuoi fare tu? Però Davide era talmente affilato, talmente, diciamo, condizionato. Boh, non lo so se è successo prima o dopo che Dio l'aveva unto di essere re, però in qualche modo è successo, perché il pensiero di Davide era secondo il cuore di Dio. Aveva ammazzato il leone, aveva ammazzato l'orso, aveva ammazzato tutte queste cose. Non per quê. Aveva 16 anni, grande come può essere. Aveva 16 anni, aveva 15 anni. Non l'ha successo nell'ultimo anno che aveva 17 anni. Non lo dice, però non pensa che è successo tutto nell'ultimo anno. Hai capito? Lungo i suoi agire come pastore, ha fatto queste cose. E fare il pastore non è facile. Io l'ho visto, io non l'ho mai fatto nel senso di pascere proprio le pecore, però io l'ho visto, i pastori stanno lì, subiscono il freddo, subiscono l'acqua, si mettono la cosa addosso e stanno là appoggiati sul bastone. Oggi nel giorno moderno li vedo appoggiati sul bastone e fanno così, è buffo questo, perché li vede, a scena ancora ci sono, e li vede appoggiato sul bastone e fa così. Già, mi sono fermato un giorno e ho detto, ma che cosa fai? Oh, guardo Facebook. Hai capito? Però è così. Però Davide che faceva? Lui unto re, pasce le pecore. Perché uno che è unto re, mo io ti faccio la domanda a te. Tu vieni unto re, viene data una promozione, e tu che fai? Stai lì così? No, nel giorno, oh, sono io il capo, mettete da parte, forza! No, non lo facciamo noi, no, noi siamo umili, noi, oh signore, tu mi hai promosso, allora io sto, me ne sto qua, vai. Tranquillo, no, noi ci facciamo valere, fatevi valere, vale, perché tu vali, specialmente se usi certi prodotti, vale di più. Non ride. Però, hai capito, Davide rimane umile, rimane malleabile poi, se tu ti rendi conto poi di questo, che poi quando la storia di Davide si svolge, vediamo che Davide rimane umile, anche quando si inorgoglisce, e Dio lo castiga, ci dà le botte, Davide si piega e dice, Signore, tu sai, preferisco cadere nelle tue mani che nelle mani degli uomini. Hai capito? Allora fai quello che devi fare, però farlo tu e mi sottometto a te. Ok? Oh, Davide che fa? Lui si sottomette a Dio e rimane a pascere le pecore. Adesso c'è la guerra e il papà che fa? Lo chiama e dice, va a portare un po' di provviste a tuo fratello al fronte. E lui, come buon ragazzo, dice, va bene papà, io vado. Però nel frattempo, hai capito, la guerra continua, colui esce, sfida, Davide arriva e vediamo questa cosa qui, questa scena qui. Lui è lì con Saulo e dice, guarda, ci vado io. Saulo lo mette addosso l'armatura, lo mette addosso tutto, Davide dice di no e tutto il resto. Però nel suo cuore, Davide c'è questa cosa qui e lo vediamo in questa frase e poi continua. Quando lui si mette lì, prende i sassi, li mette nella sacca, va lì e il nemico lo prende in giro.
lo prende in giro, lo ride, lo deride. E lui c'ha la sua, sicuramente c'ha la sua spada, c'ha il, come si chiama quello, che, lo scudiere davanti a lui, e dice una cosa questo qua. E Davide dice, lo bestemmio, lo fa, e Davide dice una cosa, dice, guarda, tu vieni contro di me, che sei tutti questi eserciti di da te, c'hai tutti i lanci, c'hai tutte le provviste, c'hai tutte le armi necessarie per annientarci, per farci polvere, tu vieni contro di noi con quella cosa, però io vengo contro te nel nome dell'Eterno, il Dio dell'esercito. È finito. È finita. Non perdere quella cosa. Tu vieni a me con tutta la tua grandezza, con tutto ciò che tu possiedi di questo mondo per annientare il popolo di Dio. Però, ricorda, c'è il però. Non vi dimenticate quel però. Tutto ciò che mi può accadere in questo mondo, tutto ciò che mi accade in questo mondo, tutto ciò che avviene nella mia vita, nella vita dei miei cari, la morte, la malattia, tutto ciò che avviene, c'è il però. Però, io vengo a te nel nome del Dio. Come mai questa certezza in un ragazzo di 17 anni? E noi che camminiamo con Dio 40 anni, a volte non abbiamo il però. Non abbiamo il però. La realtà di Dio per noi non c'è. Allora io adesso andiamo a Ebrei capitolo 6, ok? Andiamo a Ebrei. Con questa in mente, lui è venuto con tutte queste cose, però Davide è andato contro di lui con una cosa molto, ma molto, molto migliore. Molto migliore, si può dire più meglio, te lo posso dire io più meglio, perché non lo può dire, non si può dire, grazie, non si può dire più meglio assai, quello mi piace pure di più, più meglio assai, questo mi piace, quello lo diceva mamma mia, ti piace Mario, ma tanto tanto assai, più meglio proprio, diceva io, più meglio assai, ma migliore. Davide è andato contro di lui con la cosa migliore, e su tutte io voglio che ricordi quella parola, e io oggi voglio mettere nella tua testa quella parola migliore, e voglio che rimana lì, perché la parola migliore è il messaggio dei Ebrei. Questo è il messaggio dei Ebrei, migliore, tutto è migliore in Ebrei, tutto è migliore, tutto. Iniziando dal primo capitolo, andando fino all'ultimo, tutto è migliore. E che cosa è migliore? Perché è migliore? Perché Ebrei parla di la cosa migliore, che la cosa più migliore, si può dire più migliore? No. Dimmi come si dice in italiano. Migliore. Solo così. No, non mi piace. Mi piace il sostantivo. Mi piace quella cosa. Esageratamente meglio, mamma mia, infatti in alcuni punti in italiano quella parola migliore, che nell'originale e anche in inglese è sempre quello, però in italiano alcune volte viene proprio tradotto superiore o eccellente, proprio perché è migliore, e ho un superlativo dell'estremissimo, ok? Perché si può dire, perché ti sto dicendo, perché sto cercando, io lo voglio esagerare, perché quando ci troviamo nei guai, quando ci troviamo fin qua nei guai, cioè solo la cosa che è più eccellente che c'è ci può tirare fuori, o che ci può consolare. Perché ricordiamoci una cosa, Ebrei, che cosa è Ebrei? Molto spesso noi guardiamo la lettera dei Ebrei non come lettera, la guardiamo come una serie di dottrine. Perché è dottrinale poi Ebrei, c'è dottrina, c'è insegnamento, c'è
una presa del Vecchio Testamento poi rispecchiato nel Nuovo, cioè è una cosa. Però dovete ricordare, è una lettera, è personale. No, non c'è come le tipiche lettere dove dice Paolo scriva è il Paolo. No. Questa inizia subito con la cosa che dovrebbe essere nella nostra testa. Sai? Inizia subito con Dio. Dio. Lo metto subito da là. Dio, nel tempo passato, Dio ha parlato ai nostri padri, ai nostri antenati, attraverso i profeti, in vari modi, in varie cose. Però in questi ultimi giorni, subito introduce la cosa più eccellente. E porta avanti quel pensiero per tutta la... per tutto il... come si dice? Per tutti i 13 capitoli. Dice, prima ha parlato così, in questi ultimi giorni ci ha parlato attraverso il suo figlio. La cosa migliore, la cosa più eccellente, la cosa che c'è di più è questa persona che noi molto spesso perdiamo quella cosa perché lo trattiamo con una tale familiarità, che è buono da una parte. Hai capito che ci sentiamo familiari con il Signore? Perché lo siamo, eh? Lui ci chiama fratelli, ok? Però lo trattiamo con tale familiarità che perde il fatto che lui è la cosa, la persona più eccellente che c'è. E il scrittore di Ebrei porta avanti questo pensiero in una maniera stupenda, eh? Iniziando proprio con gli angeli. Lui li paragona agli angeli e dice: è meglio degli angeli. È meglio, li paragona agli sacrifici, è meglio dei sacrifici, li paragona a Giosuè, è meglio di Giosuè, li paragona addirittura a Mosè, è meglio di Mosè, è meglio, è più eccellente di Mosè. Lo paragona poi, iniziando lì a capitolo 5, iniziando a paragonarlo ai sommi sacerdoti, eh? Che i sommi sacerdoti era il capo, era lui. E ricorda una cosa con il sommo sacerdote. Il sommo sacerdote come veniva preso? Il sommo sacerdote come veniva nel suo ufficio? Il sommo sacerdote solo per linea di nascita. Non esisteva che un bimbo poteva dire: io quando faccio grande voglio fare il sommo sacerdote. No, era una cosa scelta da Dio che lui doveva fare così. Questo era il sommo, proprio com'è, il sommo, era lui, quello era l'apice. Nel mondo ebraico era l'apice. Eppure dice qua, arrivato qua a capitolo 5, lui qua a questo punto, iniziando la sua cosa, che cosa dice? Dice una cosa che da una parte rattrista, perché dice: guarda, io sono arrivato, vi ho fatto tutti questi paragoni, vi ho messo davanti questa salvezza che tu non devi ignorare, vi ho messo davanti il sommo sacerdote, ti sto mettendo davanti il sommo sacerdote, però ti ho messo davanti Mosè, ti ho messo davanti gli altri, però dice, arrivando qui mi sto rendendo conto che vi manca qualcosa, ok? Perché quando ti trovi nelle condizioni così, hai capito? Io ti devi mettere davanti delle cose, ti devi fare delle cose. A lui, come un buon pastore, questo qui, le mette davanti, sta cercando di mettere davanti Cristo a loro, le sta cercando di dire: guarda, non badate alle vostre persecuzioni. Cioè, erano perseguitate, furono derubate dai loro beni. Questo non era una gente che stavano così, adagiato, nel loro letto, tutto a posto, lavorando 5 giorni a settimana, stipendi a fine mese, hai capito? Tutto tranquillo. No, queste erano le persone che per la loro fede, per la loro insistenza a seguire Cristo e non invece dell'ebraismo, invece di altre religioni, stavano soffrendo, furono derubati. Ok? E che aveva successo? Aveva successo che qualche altro re aveva iniziato a regnare nella loro vita, qualche altra prospettiva aveva preso piedi. Allora, c'era quasi il pensiero di, può darsi meglio se non siamo così radicali, può darsi meglio se consideriamo certe cose, e intanto va, non dobbiamo vivere in questo mondo, non possiamo essere così radicali, non possiamo essere così
con i paraocchi. Ma qua ci stanno a massacrare, qua ci stanno a uccidere. Oh, qua ci andiamo, ci costa la pelle. Questo tipo di pensiero evoca nel scrittore questo qui, prima che andiamo al capitolo 6, evoca questo qui, perché lui lo sa, come ogni buon pastore può sapere il suo greggio, lui sa i pensieri di questi qua, ma guarda che cosa provoca un pensiero terreno e non eterno, un pensiero che pensa solo alla cosa buona e non alla cosa migliore, guarda che provoca il pensiero così. Lui dicendo tu questo argomento, no? Guarda, in capitolo 5 dice questo. Benché fosse figlio, capitolo 5, versetto 8, parlando di Gesù qua, dice, benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza delle cose che soffrì. È reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono, autori di salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo gli ordini di Melchisedec. Ok? Lui non va solo all'ordine di Arone, ma lo paragona a un sacerdote ancora migliore, che poi se guardiamo a Melchisedec, se non mi sbaglio, è Salmo 110 dove parla proprio di questa, come si chiama? Questo ramo di sacerdozio che non esiste prima. Non esiste da Arone. E dice, però dice questo, introduce questo argomento qui e dice, su questo argomento avremo molto cose da dire, ma è difficile spiegarlo a voi, perché siete diventati lenti a comprendere. Parola povere? Capitost. Questi erano i credenti, non erano le persone così, erano i credenti, anzi, come dicono alcuni, erano i credenti da parecchio tempo. Qua siamo tra il 40 dopo Cristo e il 70 dopo Cristo, ok? Allora già siamo una ventina d'anni buoni quando viene scritto. Allora lui dice, siete lenti, infatti dopo tanto tempo dovreste già essere maestri, invece avete di nuovo bisogno che vi insegnate, che siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora chiunque usa latte non ha esperienza delle parole di giustizia, perché è bambino, ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli, cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Ok? Questo vede lui. Lui fino a questo punto sta spiegando quanto è meglio Gesù, quanto è migliore Cristo per loro. Mo vuole paragonarla, è una cosa che può sembrare che per lui dovrebbe essere scontata, che loro comprendessero che significato. Però lui dice no. Non ce la fate. Mo uno può dire una offesa, però questo per me è anche un modo di, che a volte succede, Pastore Giovanni ci spone spesso e ci dice delle cose basilari che sembra per la prima volta che le stiamo ascoltando, quando dovremmo già sapere certe cose. Eppure è così. Perché la terra, il mondo, i guai, le circostanze ci condizionano, ci tolgono lo sguardo, ci tolgono gli occhi, ci tolgono il cuore, ci tolgono tutto il nostro, direzione, ce li mettono su cose terrene. E non mi dire che io, tu no, è una lotta, specialmente nei giorni oggi. Che possiamo, c'è la possibilità di stare svegli 24 su 24 perché abbiamo la corrente. All'epoca andava a letto perché hai capito, a consumare l'olio per la lampada era difficile, poi a leggere con la lampada non è facile,
hai capito? Quel lume non era il bajou che ci poteva cambiare le watt della lampadina che diventa più luminosa anche se è piccola. Là il lume era il lume, per avere più luce aveva tanti lumi, non un lume più grande. Che ti facevi una cosa così, eh? Capito? Perciò quando Paolo predica se non mi sbaglio, a Iconio, dove c'era il ragazzo seduto nel davanzale della fenestra, dice c'è tanta lumi nella stanza, perché che fanno i lumi? Ti consumano l'ossigeno, ti fanno addormentare, capito? Allora ha cascato. Erano tempi diversi, loro avevano il tempo, a noi ci viene rubato con tante cose, con tanti divertimenti, con tante maniere di fare. Ma non mi fanno da poco quell'argomento. Tra televisione, tra telefonini, tra internet, tra riviste, tra scemenze che ti arrivano nelle buche della posta, che dobbiamo andare a vedere, da destra a sinistra. Ma non abbiamo tempo per niente. Tu dici, il giorno moderno, si organizza, si fa. Non è vero. Io a volte per fare una cena con qualcuno, mi ricordo, per fare una cena dovevo prenotare 3 settimane prima. Oh! Oggi è qualcosa che... Io ho capito, abbiamo gli impegni, ma il regno di Dio per noi è serio o meno? Il regno di Dio, che cosa comprende per noi il regno di Dio? È comprende la vita o... La nostra vita poi c'è l'appendice del regno di Dio come coda. Questa è la mia vita, e mo il regno di Dio, pac, tu me lo metti qua, vedi? Io c'ho il regno di Dio, eccolo qua. Poi quando arrivo a casa, me lo stacco, l'appoggio qua e mi faccio le mie cose. Il mondo ci condiziona così, Tu dici, Mario, allora che deve fare? Uno deve lavorare, uno deve fare le cose. Io ho capito che dobbiamo lavorare. Anch'io lavoro. Però dobbiamo veramente, l'eternità che è in noi deve essere effervescente. Deve anche contagiare, se posso usare quella parola, deve contagiare anche il nostro mondo di lavoro. Mi ricordo, io lavoravo in fabbrica. Lavorava in fabbrica al nord, mentre eravamo responsabili della comunità. Mi disse una volta il mio capo, disse Scorziello. Cioè dette, dimmi capo. Disse, ma dimmi una cosa. Tu vieni al lavoro come fosse ti piace. Tu lavori come ti piacesse. A lavorare. Ci rispose, capo, a me piace lavorare, perché prima di tutto non lavoro per lei, io lavoro per il mio Signore. Allora io le cose le devo fare bene, e te le faccio bene, indipendentemente da quelle che mi dicono i miei colleghi. Basta, rimasto lì. Allora dice, tu lavori come ti piacesse. Sì, a me piace. Perché io lavoro, perché il regno deve entrare in quella cosa per te. Il tuo mondo di lavoro, i tuoi rapporti devono essere influenzati dal fatto che tu appartieni all'eternità e te la porti lì, se no rimaniamo nani, come ha detto questo qui. E poi le guai che succedono, le persecuzioni, le cose, ti sommergono, ti mettono giù. E noi non vogliamo essere messi giù. Allora lui, come un buon pastore che vede questo gregge, che dice io me ne deve potesse, se vado di nuovo nell'ebraismo, non mi perseguite più Roma, perché Roma, hai capito, con Roma loro lasciavano le religioni, però la nuova religione era un macello per Roma, non sapeva dove inserirla. Hai capito? A dove compartimentalizzarla? Allora,
Dimmela se ma... Di? Grazie, molto più facile, di catalogarla. Io faccio lezioni di italiano. Ok? Però hai capito? Allora lui come buon pastore, lui li mette davanti certe cose e dice guarda, così, 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 così. Vuoi superare i tuoi problemi, vuoi superare le cose. Gesù deve essere meglio per te. L'eternità deve valere tanto di più di queste altre cose. Se no, ci troviamo a capitolo 6. Se non è così, ci troviamo a capitolo 6. Capitolo 6 dice, perciò, lasciando l'insegnamento, elementare, quello non l'ho inventato io, ciao bella, non l'ho inventata io quella parola, qua è qui, elementare, intorno a Cristo, ok? Qua presuppone una cosa, tendiamo a quello cosa superiore, e non siamo di porre di nuovo il fondamento dei ravvedimenti, dell'opera morta, della fede in Dio, della dottrina del battesimo, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti, del giudizio eterno. Queste faremo se Dio permette. Vedi, questi sono fondamenti. È là? No. No, stavo a vedere, che ti stanno facendo vedere? Mi guardate la TV alle spalle? Ok? Però vedi, questi sono tutti elementi che ci abbiamo bisogno di queste cose. Yes, eccola lì, bellissima, mi piace questo. Vedi qua? Lasciando. Ti posso dire una cosa? Se devi lasciare una cosa, ascolta bene, vedi se ha senso questo. Se devi lasciare una cosa, la devi prima averla. Capito? Se devi lasciare la cosa, la devi prima possedere. Tu non puoi lasciare qualcosa che non possiedi. Right? Yes. Are you following me, dear? Mostly. I'm so happy! Excuse me. Ok. Mi sta seguendo? Detta malapena, però. Però, per lasciare devi possedere. Allora, però lui sta dicendo una cosa qui. Lui dice elementare, ok? Però sai che cosa sono qui? Questi sono fondamenti. Com'è il tuo fondamento? Questi sono fondamenti. Ma sono il salmista che a Davide dice una cosa. In Salmo 11 dice: se il fondamento è distrutto, che farà il giusto? Una domanda, punto interrogativo. Se non c'è fondamento, ha voglia cercare di spiegare che Gesù è meglio, ha voglia spiegare che la croce è il perno dell'eternità, è il perno della storia, ha voglia spiegare che la resurrezione ti rende nuova vita, ha voglia spiegare. Ci deve essere il fondamento. E Davide, quando era con le pecore, non l'aveva. Come si chiama quella cosa che usano per fare il mattone? Come si chiama? La cosa? Che le capose di mattone? Come si chiama la? Come si chiama quella? Quella lì. La paletta la chiami? No. La cazzuola, come si chiama? Davide, tra mattoni e attrezzi di costruzione, stava mettendo i mattoni, stava mettendo i fondamenti, Davide. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Ho detto in un'altra maniera, l'Eterno è il mio pastore, non voglio niente più. Lo puoi dire così? Pensa, tu già risi sopra, mo. Però prova a dirlo sul serio. L'Eterno mio pastore, non voglio nient'altro. Però, un nuovo telefono. Mo è Natale, già fa le regaline. Perché?
L'Eterno è il mio pastore. Non vuole... Questi sono i fondamenti che Davide aveva messo, che quando ha messo la manina o la mano nella sacca per prendere lo sasso, l'ha messa nella fionda, ha iniziato a fare così, ha detto: tu hai venuto con la spada, ecco tutte le sei, io vengo a te con un fondamento troppo forte. Tu puoi immaginare lo fondamento che era in quel sacco? Quello l'ha schiacciato proprio a Golia. Tutta la forza del fondamento che aveva era in quel sasso che è entrata nella fronte di quello lì, l'ha buttata a terra. Quello non era un sasso così, era un fondamento, perché i fondamenti non sono così, sono grossi. Fondamento. Vedi, questi sono fondamenti. Sono fondamenti e parlano tutti di Cristo. E se non c'è il fondamento, capito? Se non avete il fondamento, che è Cristo, è Cristo, è la croce che è il perno. Se non c'è quello, se la nostra riflessione, perché poi lui dice, questi li dobbiamo lasciare, se deve lasciare, non li puoi lasciare, ci continua a stare sopra. Boh, immaginate una cosa, fate questa concezione qua, no? Ce la facciamo? Sì. Tu stai facendo una passeggiata. Se sei come me, io mi impiccio in tutto. Vedo uno sta scavando una fossa. E lo chiede, che stai facendo? Che stai facendo? E lui dice, mi sono comprato questo pezzo di terra e mi voglio costruire una casa e mi sto scavando lo fondamento. Per mettere la casa sopra, no? Così mi metto il fondamento. E dice, va bene. Oh, tu te ne vai e torni fra 6 o 7 mesi. E dice, è ancora lì che scava, mette. Dice, che stai facendo? Dice, sto scavando il fondamento. E così, capito, mi posso mettere la casa. E tu dici, ma sembra che è già buona, no? Fatta la casa, no? Falla, no? E dice, bravo, grazie, mo inizio a farla. E tu te ne vai, e torna fra qualche mesetto, e vede questo uomo che sta, cioè, il buco del fondamento è là, e lui sta costruendo la casa, qua. E tu dici, ma che stai facendo? Mi sto costruendo la casa, mi è piaciuto il tuo suggerimento di costruire la casa, perché era abbastanza lo fondamento, e mi sono messo qua a fare la casa. E tu dici, no, quando io ho detto lasciarla, non significa che tu dovevi fare una cosa a parte, significa che tu sopra quella cosa dovevi... Io devo smettere di costruire il fondamento una volta che è a posto, una volta che Gesù si è radicato nella mia vita. Non si dica, mo lo metto da parte e mi faccio quelli che mi pare a me, o quelli che può venire meglio. Io sopra quel fondamento devo iniziare a costruire, devo iniziare a fare delle cose proprio sopra quel fondamento che è Cristo. È questo, quel fondamento lì, il fondamento di casa tua, il fondamento di casa tua, hai capito? Influisce ogni camera della tua casa. Mi sbaglio? Io non sono un edile, però secondo me se il fondamento non è buono nel retro inizia a crepare, perché cede dal peso che c'è se non ha fatto bene là. Se non ha fatto bene davanti inizia a cedere davanti, se non ha fatto bene in mezzo inizia a cedere in mezzo. In qualche modo il fondamento che tu costruisci sotto la casa influisce tutta la casa. Cristo deve influire ogni camera della tua vita, deve essere presente in ogni camera della tua vita, anche il bagno, scusa il termine, anche nella camera da letto. Lo è? O stai ancora mettendo
ancora non hai iniziato a costruire le camere e perciò ti sente il vento addosso, perché stiamo vivendo nel fondamento. Però tu dici il fondamento è forte, è capace di sostenere il peso, però non, il fondamento non è fatto per coprirti, è fatto per sostenerti. Costruisci, costruiamo, guardiamo quanto è buono Cristo, eh? E questo è come buon pastore, questo fa lui, mette davanti a loro, questo è il fondamento, ma costruisci sopra ricordandoti chi sei, chi è sotto di te, chi sei tu sopra di lui nel senso di costruzione, e costruisci le camere, costruisci le camere, c'è la, eh? La camera dei rapporti interpersonali, mm? C'è quella camera lì che bisogna lavorarci su quello. Se Cristo non è il perno, eh? Se non è fondamentale, tu i rapporti interpersonali non avrai, perché non saprai come rapportarti con le persone. Perché sai una cosa, ho notato una cosa, la gente vogliono parlare sempre di quello che interessa a loro. È l'unica maniera di aiutarli a non parlare sempre di cose che interessano loro, che hanno bisogno di una orecchia che dice sì, sì. E poi sa dire, guarda, ma sai che Gesù può anche fare un'altra cosa? Sai che Gesù, perché di solito che succede? Noi ci incontriamo, questo parla di quelle che interessa a lei, e lei, e tu parli di quelle che interessa a te. Alla fine sono due cose che si incontrano, le parole spariscono nell'aria, tu te ne vai di là, tu te ne vai di là, non sei né arricchito né impoverito della cosa. Meglio non avesse successo da una parte. Quel rapporto deve essere condizionato dalla presenza di Cristo. Ascolta, impariamo ad ascoltare, pur se non ci piace. Interessati degli altri, interessati, guardali in faccia quando parli, specialmente nel corpo di Cristo ci deve essere questo, che la gente possa vedere, ma guarda quante si vogliono bene quelli. C'è la stanza di lavoro, far sì che la stanza di lavoro che hai è influenzata dalla presenza di Cristo. Quando vai a lavorare, ricordati, tu non lavori per Pinkleton, non lavori per... Chi è altro? Mo? Che ne sono altri? Non mi viene in mente il nome delle fa. Non lavori per tuo datore di lavoro, tu lavori per Cristo, lavori per il suo successo. In Italia questa è dura, perché noi il datore di lavoro è visto come il nemico. Uno che ti vuole solo sfruttare. Ti vuole sfruttare. Si arrangia lui quando è davanti a Dio, come dice Giacomo, eh? Dice guarda il salario di quelli che avete derubato a salire davanti al Dio dell'esercito e chiede ripagamento. E che dicono i datori di lavoro? Oh, ma niente, lavora per Dio in quella cosa lì, lavora per Dio, far sì che il fondamento di questi articoli qua possono essere e possono influenzare quella nei rapporti familiari, che è la cosa molto difficile, i rapporti familiari, però quando ci entra Cristo nella cosa diventa una cosa più sana. Anche con i nostri familiari non credenti, noi molto spesso andiamo incontro a loro col bastone, hai capito? Tu devi credere, e ci vogliamo così. E molti dicono una cosa scandalosa, io non vengo al tuo battesimo, no, non si battesimo il neonato, poi lascia perdere la comunione alla cresima, vuoi che faccia peccato? E i funerali pure, no, io non posso entrare in quella chiesa, ma vabbè, ognuno deve agire secondo la loro coscienza, io non sto a dire come deve fare, però pensiamoci bene, Ricorda che dice Dio, io preferisco ubbidienza che sacrificio, misericordia che olocausti. Tante volte noi sacrifichiamo i rapporti familiari, i rapporti di amicizia per certe convenzioni non scritturali.
Ok? Allora regoliamoci secondo la scrittura, secondo il fondamento dove siamo. Ok? Sono cose che dobbiamo veramente riguardare, se no il mondo ti viene addosso e noi lo vediamo, il mondo ci inonda e noi invece di come a Davide con la fionda pronte a lanciare, perché l'eternità è qui, perché il fondamento è grosso, perché Gesù Cristo per noi è una cosa talmente bella, talmente stupenda, talmente forte, talmente non c'è spiegazione di com'è Gesù, non c'è. Quando uno ti dice, ma mi chiede, chi è Gesù? Chi è Gesù? Chi è Gesù? Come te lo posso dire? Se te lo devi dire, non faccio pena a cercarti di dirlo, lo devi sperimentare. E altri mi dicono, come può credere alla Bibbia? Io dico questo, dico, guarda, se tu segui Cristo, la Bibbia non ti dà più problemi. Non avrai nessun altro problema con la scrittura, né della resurrezione, né della creazione. Quando Gesù ti riempie il visuale, non ti dà più problemi, nessuna cosa che è scritta qua dentro, nessuna. Perché Gesù ti cambia, perché Gesù è bello. Gesù è bello. E questo non l'ho detto io, lo dice il salmista. Sai dove lo dice? Dove lo dice che Gesù è bello? Dove lo dice? Mamma mia, quanto è bello. Salmo 45. Mi ferve in cuore una parola suave. E la mia poesia è per il re. E la mia lingua è come la penna di un veloce scrittore. E io dico, tu sei bello. Il più bello fra i figli degli uomini. E la grazia fu sparsa sulle tue labbra. E diede unt al di sopra dei tuoi simili, perché tu sei meglio. Questo è Gesù, questo è Gesù, questo è colui, questo è colui che noi conosciamo, questo è colui che ci dà il sasso giusto per lanciare, questo è colui che ci rende più che vincitori, questo è colui, non sono emozioni, non sono insegnamenti, è la persona di Cristo che fa tutta la differenza. Siete d'accordo? Quanto è bello il Signore, quanto è bello veramente. Salomone lo dice così, e questo già ve l'ho detto parecchie volte. Salomone lo dice così: tutta la tua persona è un incanto. Quando è l'ultima volta che sei stata incantata dalla persona di Cristo, che sei rimasto lì a bocca aperta a dire, ma Signore, ma quanto sei buono, quanto sei buono, ma quanto sei buono, quanto sei bello, Signore, non me ne voglio andare stamattina, voglio stare con te oggi, voglio stare con te, non me ne voglio andare. Quando è stata l'ultima volta? Pensaci bene, se è passato troppo tempo, capito? Andiamo al Signore stamattina, dice, Signore, perdonami che io guardo solo quelli che tu dici, tu gli insegnamenti, solo le tue cose, e non vedo la tua, ho perso di occhi la tua persona, ho perso di occhi la tua persona, ho perso di occhi la tua persona. Che Dio ci possa veramente ridare la visione di Cristo, che ci può far sostenere qualsiasi cosa, e possiamo lasciare le ABC e arrivare alla XYZ dell'alfabeto del cristianesimo, che è lui è l'alfa e l'omega, l'inizio e la fine, comprende tutto. So questo è per voi. Spero che vi può benedire e che, come disse un vecchio pastore una volta, disse che questo sermone, questo insegnamento, chiamalo quello che ti pare, è come l'ortica, che camminando attraverso l'ortica ti rimane appiccicata addosso, che quando tu arrivi a casa
ti guardi i pantaloni, ti guardi le cose e dici, ma guarda qua, e ti fa ricordare da dove sei stato, che ti rimane appiccicato addosso quello che lo Spirito Santo ci ha lasciato, che ti rimane appiccicato addosso, che durante la settimana tu lo devi togliere, dici, ecco qua, sono stato qua, e che la gente che ti vede, no? Dicono, oh, ma questi qua sono stato con Gesù, come dissero dai primi discepoli. Si rendevano conto che erano analfabeti, però si sono resi pure conto che erano stati con Cristo. Che questo possa essere così, ti possa rimanere appiccicato addosso in una tale maniera che tu lo ricordi e Gesù diventa sempre più bello. Gatarani. Preghiamo un attimo. Caro papà, noi ti vogliamo bene, Signore, però tu ci vuoi bene di più. Sei tu il migliore, Signore, sei tu colui che ci tocca, ci forma, ci dona, Signore, i fondamenti necessari. Donaci capacità di lasciare, Signore. E insieme allo Spirito Santo iniziare a costruire delle stanze, dell'edificio, essendo tu la pietra angolare, Signore, del nostro edificio, essendo tu il nostro fondamento, Signore, che ogni camera, ogni locale che noi costruiamo sopra esso, Signore, possa essere davvero penetrata dalla tua presenza, che chiunque entra, Signore, in queste camere, questi luoghi, possa rendersi conto che non è solo il nostro, ma c'è un'altra presenza con noi, uno più forte, più capace, più incisivo. Quanto sei buono, Signore. Grazie per l'insegnamento della tua parola, grazie per la promessa della risurrezione, grazie per il battesimo, Signore, che ci rende conto, ci fa rendere conto di che apparteniamo al tuo corpo. Grazie per i simboli, Signore. Grazie per la tua Chiesa. Grazie, grazie. Ma aiutaci a crescere. Aiutaci, Signore, a bramare la carne, il cibo solido. E non solo il latte che ci soddisfa per poco tempo. O le parole che solleticano le nostre orecchie e poi non cambia nulla. Oh papà, opera tu. Grazie Padre per la pazienza del tuo popolo. Grazie per le loro orecchie di ascolto, Signore. Che tu possa davvero, Signore, profondamente toccare quest'oggi le persone qui. E che si possano ricordare, Signore, le tue parole. E che possano essere per loro una benedizione e un inizio, Signore. Un inizio, Signore, delle cose migliori. Le cose di più. Grazie, Gesù. Amen. Penso che di fronte a un messaggio così, la cosa più importante, la cosa più pressante è proprio quello di ringraziarlo. Siete rimasti stupiti stamattina dalla figura che ci è stato presentato da Gesù? Siete rimasti colpiti? Allora vi imploro di innalzare le vostre preghiere, le vostre lodi, i vostri ringraziamenti stamattina a quello che è la figura perfetta, più migliore che possiamo mai avere. Innalziamo le nostre lodi al Signore. Sì, Signore Padre Santo, è vero che la lingua, tutte le lingue, Signore, non sono sufficienti
per descrivere quanto tu sei grande e siamo costretti ad andare oltre la grammatica, Signore, perché tu sei l'eccelso, sei immenso, sei così buono, misericordioso, e tu che sei il Dio del creato, colui che di noi non se ne farebbe nulla, eppure, Signore, tu ci hai amati così tanto, ci hai salvati, e Signore, veramente il nostro cuore non può essere riconoscente, e vogliamo innalzarti con tutto il nostro cuore, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Signore Gesù, tu che sei così, così bello veramente, tu che sei così grande, così immenso, così indescrivibile, vogliamo ringraziarti con tutto il cuore per aver avuto pietà di noi, per essere morto al posto nostro, Padre, che oggi regni i nostri cuori e ci ricolmi di ogni benedizione celeste, Padre. Ringraziamo per questa Chiesa che tu stai santificando, stai guidando, stai esortando, stai edificando ogni domenica, Padre. Ti ringraziamo perché sappiamo che possiamo contare la tua presenza nella nostra vita, nel nostro cuore, e ti prego, Padre, che il nostro cuore possa desiderare ardentemente la comunione con te in ogni istante della nostra giornata, Padre, e che il tuo Spirito, Signore, possa dimorare in noi, ci possa convincere degli sbagli che facciamo, di quei sbagli che ancora commettiamo, e di pensare ogni giorno di arrivare con la perfetta statura che sei tu, Signore, di non farci accadere le cose terrene, non farci distrarre dalle circostanze che il diavolo cerca davanti agli occhi, ma di guardare a te, Padre, guardare a te, pensare con una mente nuova, pensare che attraverso la tua parola noi possiamo crescere, possiamo capire come possiamo piacerti, Padre. E grazie perché tu ci ami per come siamo, ma tu ci ami in un modo che va davvero oltre la nostra immaginazione. È per questo che ti chiediamo di modellare la nostra mente, anche costringendoci, Signore, perché tante volte non ti permettiamo di lavorare in noi, Signore. Ma ti prego, Padre, guidaci tu attraverso la tua scrittura, e che il nostro cuore possa essere davvero quel grande bisogno, quella grande sete di te, Signore, di passare del tempo con la tua parola, Padre. Ti ringraziamo per come tu ci ricolmi di tutte le benedizioni del cuore di ogni giorno, Padre. Amen. Thank you.
Signor Gesù, tu sei degno, sei meraviglioso, sei immenso. Parole della nostra lingua che non possono mai esprimere realmente chi tu sei, non potrebbero mai contenere una descrizione adeguata della tua persona, del tuo carattere, della tua immensità. Signore, grazie che tu, nella tua grandezza, nel tuo splendore, tieni conto ancora di noi che siamo così insensati, così minuscoli paragonati alla tua grandezza, che tu ci hai ritenuto abbastanza importanti di essere venuto, di essere morto e poi di essere risuscitato per poter riunirci di nuovo e costruire quel ponte che era necessario per la riconciliazione con te. Signore, grazie che tu sei Dio, grazie che tu sei sovrano e che nonostante tutto quello che ci circonda, nonostante le cose che succedono intorno a noi, tu sei Dio. Signore, grazie che tu conservi noi, ci proteggi, ci sostieni e ci benedici in modi immensi di cui non siamo degni e non meritiamo. Signore, grazie per tutte queste cose. Grazie per questa mattina che ci hai donato, questa perla di saggezza, questo messaggio incisivo. E come ha già detto Mario, Signore, che questo messaggio rimanga con noi oltre queste porte, che quando andiamo via di qui l'odore che ci circonda non sia un odore del mondo, ma che si sente l'odore soave del tuo regno e che si vede nelle nostre interazioni, nel modo in cui ci comportiamo, reagiamo, agiamo, che veramente la gente intorno a noi possa dire: questo è stato con Gesù. Grazie Signore per questo insegnamento questa mattina e per il fatto che godiamo della comunione con te. Amen. Pensavo a una cosa che ha detto Mario parlando di come siamo così impegnati e mi veniva in mente la storia di una famiglia che stavano in riva al mare. C'era il ragazzino di, non lo so, 3-4 anni che andava in giro raccogliendo conchiglie. Avete mai fatto così, andando al mare prendendo le conchiglie? Stava lì con le conchiglie, tutte le mani piene, tutto contento, tutto felice. A un certo punto arriva un'onda, l'onda torna indietro e arriva al mare, c'era questo bel stella marino. Il ragazzo tutto incantato è andato verso la stella marina, l'ha guardato e si è guardato in giro ed è tornato triste dal padre. Il padre diceva: ma perché sei triste? Che è successo? Diceva: ma c'è questo bel stello marino, ma non riesco a prenderlo. Aveva le mani piene di conchiglie e non riusciva ad afferrare quella cosa bella che aveva trovato. Non facciamo così anche noi. Non teniamoci le mani così piene di tutte le cose che ci circondano, tutte le preoccupazioni, a volte anche le cose belle. A volte dobbiamo aprire le mani e lasciare le cose cadere per poter afferrare quelle cose belle che stanno di fronte a noi. Alziamoci in piedi e cantiamo questa canzone, lasciando le cose che stanno dietro di noi. Verso il premio volgiamo i nostri cuori. Con gli occhi su Gesù, fine alla fine, corriamo, rinunciando al peccato che ci vuole ostacolare. Saremo fedeli alla chiamata. Tu ci preservi da ogni caduta e confidiamo solo in te. Tu completerai l'opera che hai iniziato in noi. Risponde alla chiamata. Se Dio sta chiamando al tuo cuore stamattina, accettalo. Thank you.
guardando le cose che stanno dietro di noi. Verso il premio volgiamo i nostri cuori, con gli occhi su Gesù, fino alla fine corriamo, rinunciando al peccato che ci vuole ostacolare. Saremo fedeli alla chiamata, tu ci preservi da ogni caduta e confidiamo solo in te, tu completerai l'opera che hai iniziato in noi, lasciando le cose che stanno dietro di noi. Verso il premio volgiamo i nostri cuori, con gli occhi su Gesù, fine corriamo, rinunciando al peccato che ci vuole ostacolare. Saremo fedeli alla chiamata, tu ci preservi da ogni caduta e confidiamo solo in te, completerai l'opera che hai iniziato in noi. Tu completerai l'opera che hai iniziato in sicuro in te, Signore.
quando la tempesta arriverà, volerò più in alto insieme a te, se al di sopra di ogni avversità sarò al sicuro in te, Signore, sarò al sicuro in te, Signore. Amen. Vorrei invitare a Gabriele e a Donatello di venire a presentare i simboli stamattina e vi chiederei di pregare. Vogliamo, Signore Gesù, veramente ringraziarti per questi simboli che ci rammentano quel grande amore che tu hai avuto per noi. Grazie veramente con tutto il cuore di quanto abbiamo ascoltato questa mattina. Tu sei veramente bello, sei immenso, sei grande, oh Signore. Tu hai tolto il nostro peccato, Signore, ci hai presentati a tuo Padre, al nostro Padre Celeste. Veramente ti diciamo grazie, oh Signore, per questo. Non ci sono parole, oh Signore, non, nessun poeta può descrivere la tua bellezza, oh Signore. Tu sei veramente immenso. Ti adoriamo con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. Signore, grazie anche per la tua bontà, perché siamo davanti a questi simboli che ci ricordano quanto sei stato buono verso di noi, perché Padre hai rinunciato alla tua gloria per venire a morire per noi, per i nostri sbagli, per le nostre colpe. E noi, Padre, vogliamo prendere questi simboli con questo ricordo, Signore, che tu hai sofferto per noi, e noi siamo liberi oggi grazie veramente alla tua opera. E Signore, veramente grazie, perché siamo davanti a te, sappiamo che tu sei un Dio grande, sei al di sopra di ogni cosa, e non possiamo, Padre, che essere al sicuro sapendo questo. Nel nome tuo, amen. Divento peccato per fare di noi giustizia sua, poi s'umiliò e la croce portò. Amore grande, Gesù Messia, nome al di sopra
ogni altro nome. Emmanuel, salvezza eterna, la porta del cielo, Gesù Messia, Re dei Re. Il suo corpo è pane e vino, il sangue suo, dati soltanto per amor. Tremò la terra, il velo si strappò. Amore grande, amore immenso, Gesù Messia, nome al di sopra d'ogni altro nome, Emmanuel, salvezza eterna, la porta del cielo, Gesù Messia, Re dei Re. La speranza sei tu, la speranza sei tu, sei la luce del mondo, la gloria è per te, Gesù Messia, nome al di sopra d'ogni altro nome, salvezza eterna, la porta del cielo, Gesù Messia, Re dei Re. Gesù Gesù Messia, il Re dei Re. Siamo quasi arrivati alla conclusione di questa mattinata e vogliamo alzarci in piedi per cantare quest'ultimo canto. Meraviglioso è. Lo credete? Allora cantiamolo con tutto il nostro cuore, e mentre cantiamo questa canzone passerà anche il sacchetto dell'offerta. Il tuo nome, mio Signor Gesù, meraviglioso è. Il tuo nome, mio Signor Gesù, meraviglioso è. I cieli proclamano la tua
gloria, i mari risuonano di te, i monti si prostrano ai tuoi piedi, col creato Signor la mia lode a te offrirò. Il tuo nome, il tuo nome mio Signor Gesù, meraviglioso è. Il tuo nome mio Signor Gesù, meraviglioso è. I cieli proclamano la tua gloria, i mari risuonano di te, i monti si prostrano ai tuoi piedi, col creato Signor la mia lode a te offrirò. Proclama la tua gloria, i mari risuonano di te, i monti si prostrano ai tuoi piedi, col creato Signor la mia lode, i cieli proclama la tua gloria, i mari risuonano di te, i monti si prostrano ai tuoi piedi, Signor, la mia lode a te offrirò. Creato Signor, la mia lode a te offrirò. Bene, siamo giunti alla conclusione di questa mattina e rinnovo il discorso. Portatevi appresso le ortiche o le cose buone di questa mattina e non lasciamoli a questa porta che oltrepassiamo per uscire da questa chiesa. Il regno di Dio deve accompagnarci. Non può essere l'attacco del cellulare che usiamo per ricaricarci, ma deve essere proprio la batteria. Quindi vi saluto a voi che ci state seguendo da casa e vi auguro una buona domenica, che Dio vi accompagni in tutto quello che fate questa settimana. Amen.